La Terra è stata assediata per 20 ore da forti tempeste geomagnetiche, classe G3. Ecco, questo è quello che è successo ieri a causa di una fortissima tempesta solare che ha colpito il pianeta Terra. Le conseguenze sono quelle che avevano previsto gli esperti: aurore boreali, disturbi alle frequenze radio e via dicendo. Ecco, niente di più di quello che gli esperti avevano previsto, come già era successo nel passato. Ecco, ora la Terra sta uscendo dalla scia dell'esplosione di massa coronale chiamata Cannibale, che ha generato quasi 20 ore di assedio, tra virgolette, alla Terra. Ma quello che dicevo è proprio questo, che gli esperti avevano previsto quello che sarebbe successo, eccetto se ci fosse stato qualche cosa di oltre a quello già conosciuto. E lo evidenzio per dire solo una cosa importantissima, che anche se dovesse succedere la famosa e potentissima tempesta X, se colpirebbe la Terra, gli scienziati hanno appunto previsto e predetto, tra virgolette, che spegnerà il mondo. Ecco, un fatto che è già avvenuto a metà del 1800, ma allora, come dicono e raccontano appunto gli esperti, non c'era la tecnologia che c'è adesso, tutto quello che noi abbiamo, il mondo che si muove solo unicamente attraverso internet, computer, cellulari e via dicendo. Ecco perché hanno detto gli esperti che quella potentissima tempesta a raggi X spegnerà il mondo, facendolo retrocedere di un paio di secoli, dove non avremmo più quello che conosciamo adesso e che usiamo soprattutto. Ecco, questo evidenzia quello che ho detto prima, che se gli esperti hanno detto cose giuste in merito appunto ai danni o quello che avrebbe causato la tempesta che ha colpito ieri la Terra, G3, hanno anche anticipato quello che potrebbe succedere, se non di peggio, nel caso la Terra venisse colpita da una tempesta potentissima come quella a raggi X, che colpì la Terra proprio circa 2 secoli fa. Un fatto già avvenuto, che si è anche nuovamente ripresentato, anche se in modo minore, all'inizio del 1900 e che gli esperti ritengono che possa avvenire in qualsiasi momento, come ho detto appunto in altri video, già dal 2017 avvisarono i vari governi mondiali del pericolo di una potentissima tempesta a raggi X che avrebbe provocato i danni che ho appena elencato, evidenziato. E in Inghilterra, insieme alla Germania, allora iniziarono a costruire un apparecchio, qualcosa del genere, che avrebbe cercato di anticipare anche di poco il sapere di quando sarebbe venuta questa tempesta X, per cercare di limitare i danni che provocherebbero al mondo intero, soprattutto all'economia e agli ospedali. Ecco, ciò che è successo con la tempesta G7, che ormai sta per essere superata, in un certo senso anticipa quello che potrebbe succedere nel caso arrivasse la famosa tempesta a raggi X. Come dire, siamo stati avvisati tutti. Lo faccio notare perché anche l'OMS 3 anni fa avvisò il mondo intero del pericolo che sarebbe potuto arrivare il virus X, come quello
che fu della Spagnola 100 anni fa. Ma i governi, come feci presente in altri post video, se ne fregarono e poi arrivò alla fine del 2019, il Covid-19, è stato poi chiamato il coronavirus, che ha messo in ginocchio comunque sia il mondo intero e ci ha ridotto la vita a metà con i vari lockdown. Evidenzia anche questo fatto per dire che anche allora gli uomini furono avvisati del pericolo del virus SARS, così come gli scienziati sempre nel 2017 hanno avvisato il mondo intero, i governi di tutto il mondo, del pericolo di una tempesta a raggi X che spegnerebbe il mondo. Sì, certo, solo per 36 ore, sufficienti per far ricadere il mondo o riportare il mondo indietro di 2 secoli. E se gli esperti hanno visto giusto, in base ai dati e ai danni che avrebbe provocato la tempesta che ci ha colpito appunto ieri e in parte oggi del G3, vuol dire, o potrebbe essere, perché certezze non ce ne sono mai, che è giusta anche la loro previsione di quello che potrebbe succedere al mondo se là in cima quel meraviglioso e potentissimo sole, tanto sottovalutato e denigrato, scatenasse una delle più potenti tempeste che emetterebbe raggi X così forti da spegnere il mondo intero. Uomo avvisato e mezzo salvato, dicono gli antichi proverbi. Non c'è niente da aggiungere, bisogna solo aspettare per sapere.